della cucina futurista. Saranno loro a abolire la pasta asciutta. Pensate, redassero i futuristi ben 50 manifesti. Nel manifesto tecnico loro esaltano la velocità, la forza e soprattutto in poesia ricercano il verso libero. In musica, ad esempio, ricercano la polifonia o il rumore. Lo stesso in pittura cercheranno il dinamismo delle forme. E anche nella gastronomia avranno idee molto innovative. Pensate che in cucina il filetto di montone si sposò con la salsa dei gamberi, la noce di vitello con l'assenzio, la banana col groviera e l'aringa con la gelatina di fragola. Ma anche i loro nomi e dei loro piatti furono una propaganda sia pittorica che politica. Tra questi carne plastico, decolla palato, crudité cruenta, bombardamento su Adrianopoli. Scopriamo insieme allora questi futuristi. Futurista. Il movimento futurista è stato la prima grande avanguardia artistica del Novecento, unica tra l'altro squisitamente italiana. E non d'Oltralpe, il cui manifesto fu pubblicato dal suo fondatore Filippo Tommaso Marinetti nel 1909. I futuristi sognarono di chiudere i conti col passato per ricostruire il mondo sull'idea del progresso. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Fra i tanti che aderirono al futurismo ricordiamo Boccioni, Carrà, Russolo, Severini, Balla. Non sempre la battaglia futurista è stata condivisa, in particolar modo quando aderì all'arditismo fascista. Ma rivoluzionando l'intera vita italiana e ispirandosi al mito della città industriale, ha contribuito a rinnovare i linguaggi e le tecniche in tutti i campi delle arti e della letteratura. Il futurismo disse la sua anche nella cucina e nel 1930 uscì il manifesto culinario redatto dallo stesso Marinetti. La cucina futurista fu definita dai suoi inventori dinamica, simultanea e rivoluzionaria e l'intento principale fu quello di combattere il tradizionale e allora seguitissimo ricettario dell'Artusi. Niente più pasta asciutta, poco pane, via la pizza meridionale e la polenta nordica, il nome di uno spirito ipernazionalistico, un po' per il gusto di stupire e dissacrare anche in cucina con spiazzanti nuovi abbinamenti culinari e un po' per il gusto dello spettacolo. I futuristi che avevano dichiarato uccidiamo il chiar di luna combattevano adesso contro la pasta asciutta, definita assurda religione gastronomica italiana, per rendere gli italiani più snelli e scattanti nella mente e nel corpo. Nuovi banchetti futuristi dovevano essere assolutamente simultanei, implicando l'uso contemporaneo dei cinque sensi. La cucina futurista, eccentrica, antisolente e scenografica, fu però una meteora, un gioco che durò poco, anche perché, almeno in Toscana, forte era la tradizione e prevalsero le ricette equilibrate, basate sull'igiene e il risparmio, di Pellegrino Artusi. Futuristi furono propensi all'abolizione del coltello e della forchetta, creando quindi dei bocconi simultanei e quindi un abbinamento come un'opera d'arte di colori, suoni, musica e profumi. Ecco, questa è la cucina futurista e pensate, loro italianizzarono anche molti nomi stranieri, quindi il dessert non si chiamerà più così ma per alzarsi, il cocktail sarà polibibita, oppure il bar sarà qui si beve. Il menù diventerà lista vivande. Ecco, queste sono alcune delle curiosità. Grazie per avermi seguita.